Radio Potenza Centrale Notizie. Buongiorno da Carmine Albanese. Ultim'ora, fornitura di acqua ridotta, appoggio imperiale. A causa di una rottura improvvisa del tronco idrico che serve l'abitato di Poggio Imperiale in provincia di Foggia, ci sarà una fornitura ridotta dell'acqua. I tecnici di Acquedotto Pugliese stanno eseguendo un intervento di riparazione del guasto per garantire il ripristino del regolare servizio entro le ore 12. Acquedotto Pugliese raccomanda ai residenti dell'area interessata di razionalizzare i consumi evitando gli usi non prioritari dell'acqua. Grave incidente sulla Bradanica, muore una 25enne. Stava rientrando probabilmente nella sua casa al rione La Martella di Matera quando ha perso il controllo della sua auto ed è finita di traverso nella corsia opposta dove stava sopraggiungendo un'altra autovettura. È morta così Rossella Morea, 25 anni, alle porte della città dei Sassi. Sono stati trasportati allo ospedale Madonna delle Grazie gli occupanti dell'altra auto. Tra questi rimane in gravi condizioni una donna di 65 anni. Mondiali di nuoto, quarto a Cerenza. Ancora una grande prestazione per Domenico Acerenza che dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta ieri è andato ai piedi del podio conquistando un quarto posto prestigioso nella 5 km di fondo individuale ai mondiali di nuoto di Budapest. Il nuotatore di Sasso di Castalda ha chiuso dietro al tedesco Walbrock, all'italiano Gregorio Paltrinieri e all'ucraino Romanchuk. Non mi aspettavo una gara così veloce, felice di essere stato al passo con i primi tre, sono le parole di Acerenza. Pioppi protagonista nel programma On Air, all'interno della rubrica I Borghi del Sud nel programma On Air, condotto da Ilaria dalle 18 alle 20 su questa emittente, la protagonista di ieri è stata la frazione di Pioppi, appartenente al comune di Polli in provincia di Salerno. Il centro è da anni bandiera blu e ha le cinque vele di Legambiente, famoso per il suo mare che per la sua dieta, tanto che è possibile visitare il Museo del Mare e l'Ecomuseo della Dieta Mediterranea. Da Carmine Albanese è tutto, aggiornamenti alla prossima edizione. Radio Potenza Centrale Notizie.